saluto a tutti da Simone Pistoia e Firenze. Sto andando a prendere una persona che mi deve far vedere un lavoretto, che ho consegnato parecchie macchine, ne sto prendendo delle altre. Niente, volevo fare un piccolo video, se mi riesce, perché non ho molta memoria del telefono, per raccontare un fatto un po' particolare. Sono stato a Padova alla grande fiera, ho portato 3 macchine mie che tanto le volevo vendere, le ho vendute bene, credevo di non venderle quella cifra. E già che c'è, un mio amico mi ha detto lì, in un sempre in Veneto, ora non mi ricordo il paese, comunque questo mio amico aveva trovato una Morris Minor Cabrio, macchina molto simpatica, da uno che vende macchine d'epoca. Gli abbiamo chiamato insieme, io gli ho detto: ma in che condizioni è la macchina? Allora, parole testuali di questo signore, l'abbiamo lattonata tutta, motore nuovo e cambio nuovo presi in Inghilterra, c'è soltanto da dargli una velatina. Io gli ho detto: ma scusa, ma cosa vuol dire velatina? Dico: ma l'avete riverniciata la macchina dopo che l'avete risanata? No, ha detto lui. Vabbè, dico, veniamo a vederla, tagliamo corto. Allora, siamo andati da Padova con la bisarca in questo paese dove c'è questa macchina di questo signore che le vende, e ho visto io questa Morris Minor che voleva 12.000 euro, cabrio, 12.000 euro. Allora, io sulla meccanica non discuto, perché la macchina funzionava, sì che, ma quella macchina lì non è stata toccata da nessun carrozziere da almeno 30 anni, perché è tutta sbiadita e è parecchio marcia. Sicché cosa ha lattonato costui? Una minchia nulla. Vale della favola, da 12.000 euro gliela dava a 7.500. Mi ha chiamato da parte, mi ha detto: Simone, quanto mi prendi a farla? Gli ho detto: qui ce ne vuole altri 6.000. Che vuoi fare? Niente, non l'ha presa. Un saluto.